Buongiorno Alfonso Sabella. Allora, commissario o non commissario, si sprecano le indiscrezioni. Lei che vuol fare da grande? Questo ancora non lo so, devo dire la verità. Settimana prossima andrò a costruire la magistratura per capire come funziona il mio rientro in ruolo. Insomma, questo sicuramente lo devo fare perché sono magistrato e quindi ho resto tale. Ma per questa fase tecnica, insomma. Ecco, per questa fase, qualunque fase politica. Quindi lei porterà avanti, diciamo, le pratiche per il rientro, possiamo sintetizzare così? Sicuramente sì, però le devo dire la verità, come ho detto, ho manifestato pubblicamente, ho parecchia amarezza dentro e parecchia rabbia per il fatto che comunque per una buccia di banana, sia pur che si coniuga in termini piuttosto gravi sul piano della possibile, ma se non parlando soltanto di ipotesi possibili responsabilità di tipo penale, abbiamo dovuto interrompere un progetto di ripristino, un programma già avviato di ripristino della legalità e della trasparenza al Comune di Roma, che sta già dando grandissimi frutti e grandi risultati. Su questo non ci sono dubbi, ma lei pensa che veramente la politica la chiamerà per fare il commissario, visto che insomma è stato abbastanza, come dire, no? Duro. Non conosco le logiche politiche, sono però sicuro che la politica investirà su Roma, perché e non può far diversamente, ma deve investire in maniera pesante su Roma, perché Roma ha veramente bisogno del supporto, come si era dato anche in questi mesi, perché poi al di là delle polemiche, i rapporti tra il Campidoglio e la prefettura erano straordinari, con l'autorità nazionale anticorruzione erano altrettanto straordinari, il governo aveva dato dei segnali chiari di supporto con le risorse per Giuliano, sia pur compatibilmente con i tempi e con quello che si poteva spendere, ovviamente con i tempi ristrettissimi a disposizione, c'era stato un impegno della politica a mandare all'interno della giunta capitolina due parlamentari, quindi sostanzialmente era un momento in cui veramente si era creato un bel clima, c'era una bella squadra in Campidoglio, si stava lavorando molto bene, le cose sono andate così. Senta, si è mai chiesto perché il Papa, che non aggredisce mai nessuno, no? Vi abbia fatto questa cosa in modo così forte per i diritti civili? Cioè, perché adesso non siete esattamente una poveretti, c'è gente, non siete esattamente dei potenti, voglio dire, capirei, contro un dittatore, contro un killer, ma contro di voi, una cosa così forte, si è mai chiesto? No, guardi, io faccio il magistrato e sono abituato a interpretare la legge, interpretare le parole del Papa e mi chiede uno sforzo sovrumano che non rientra nelle mie capacità, nelle mie possibilità. Non so dire se ci siano state delle frizioni sull'Unione Civile, tra l'altro non c'ero nemmeno, quindi non ho idea che cosa possa essere successo. Ma l'ha stupita o no questa cosa così sottolineata? L'ha stupita o no questa scansione così sottolineata dal pontefice? L'ha lasciata? Devo dire che il tono era decisamente forte, questo insomma, se ne è accorto chiunque. Da che cosa sia stato determinato questo tono, questa di posizione, non sono assolutamente in grado di dirla, non lo direi per nessun'altra persona, si figuri per insomma pontefice. Senta, è evidente che voi siete stati nel mirino delle lobby, queste lobby che hanno prosciugato Roma, mi riferisco a palazzinari, lobby varie, magari anche, che ne sappiamo, la mafia stessa, cioè ci avevate proprio tutti contro, no? Infatti il problema è realmente quello, allora è chiaro che l'azione di risanamento della macchina amministrativa, che diciamo la verità, è di ripristino della legalità e della trasparenza nel Comune di Roma, che non ha attenzione, che è cominciata certamente con tutte le difficoltà, poi messa in luce la mafia capitale con la giunta Marina, non da quando certamente ci sono io ho fatto insomma quelle cose che fino a quel momento non erano state fatte, ma era già cominciata prima, perché ricordiamoci che Roma aveva trovato la regolarità contabile, cosa che non aveva da tantissimi anni.
Posso fare una battuta? Ipercalvinisti. Esattamente, perfetto. No, ci siamo capiti, ipercalvinisti. Cioè nel momento in cui si mette sul piano della, giustamente della, della, della... Nel momento in cui se ti chiama la moglie, sei in ufficio, la chiami col tuo e non rispondi, la chiami col tuo cellulare privato, ripeti sul telefono dell'ufficio. È il momento in cui bisogna stare attenti anche a queste cose. Senta, qualcuno fa il suo nome di sindaco candidato. Perché? Perché lei ha grinta, potrebbe salvare il PD. Guardi, non sono valutazioni politiche, non spettano a me. Cioè, lo ripeto, se c'è, per un incarico di carattere tecnico, non esclude. Un incarico di carattere politico, sinceramente, non l'ho mai messo in bilancio. E per mia scelta e mia cultura personale mi sono sempre tenuto a distanza dalle qualificazioni e dalle appartenenze. Come ho detto sempre, sono un magistrato, ma sono uno dei pochissimi in Italia a non essere mai iscritto a una corrente della magistratura, proprio perché voglio mantenere al massimo la mia autonomia e la mia indipendenza. Per chiudere, Roma si salverà perché ci vorranno di nuovo tanti soldi, quelli che arriveranno per il giubileo sono pochi, tanti, io non so valutare, però... Ma chi gliel'ha detto questo, Renzi? No, io non ho mai parlato col Presidente del Consiglio. Mai parlato in vita sua, mai? Mai parlato col Presidente del Consiglio. Ma... E con chi ha parlato? Con Lotti? Con qualcuno avrà parlato? O mai con nessuno? Ho parlato in questi giorni, in qualche momento, in relazione alla crisi che c'è stata, la crisi politica che c'è stata al Comune di Roma, con il Presidente Orfini. Sulle altre cose di questo tipo, e forse qualcuno potrebbe anche aver perso di vista quello che è più importante. Ultime due cose: Roma va tutelata. Vai. Roma è la suburra. Roma è la suburra del film. Sa il film che è uscito adesso? È suburra o Roma si può salvare? Roma va salvata. Roma si può salvare sicuramente dalla mafia. Io credo che Roma si possa salvare con relativa facilità. Roma non è una città mafiosa. Roma ci sono le mafie, adesso ce ne siamo resi conto, la procura sta facendo un gran lavoro, le forze di polizia stanno facendo un gran lavoro, le mafie le possiamo ridurre veramente all'angolo. Beh, la mafia abbiamo visto che c'è anche a Roma, ma c'è, abbiamo visto proprio in queste ore come c'è anche in Toscana, visto, no? A Letto. Cioè... La mafia purtroppo se uno ha lente i sensori arriva dappertutto. Ma io credo che in questo momento le istituzioni abbiano tutti i sensori accesi. E un funerale, per fare un esempio che può sembrare una stupidaggine, come quello di Casa Monica a Roma ormai non si può più verificare. Questo è un dato certo. Il problema reale di Roma rimane la corruzione, che è quello su cui purtroppo si è investito troppo poco. E se noi non combattiamo la corruzione in maniera seria, concreta, efficace, rendendo la vita quanto più complicata possibile a chi mira a distorcere le pubbliche funzioni in favore degli interessi privati, noi abbiamo perso, perché la corruzione, come dimostra l'inchiesta di Mafia Capitale, a un certo punto si fa mafia e diventa molto più pericolosa e molto più difficile da contrastare. Ultima cosa, chiede scusa per me coglioni? Ma insomma, dico, mi pare che sia un'espressione ormai talmente diffusa, sì, per cui posso pure chiedere scusa, non fa parte del mio linguaggio abituale, però credo che fosse un'espressione semplicemente forte, molto diffusa dai romani. Tra l'altro è una delle discussioni che ho sempre io con mia figlia, che mi spiega le differenze delle espressioni romane, visto che lei a Roma ormai ci vive, la conosce meglio di me. Quindi diciamo va contestualizzato, chiede scusa ma va contestualizzato. Ma posso pure chiedere scusa per questa espressione, ma sinceramente non mi pare che sia un'espressione che sia così volgare, perché fa parte ormai dell'uso comune dei romani. Sì, del gergo, certo, del gergo, del gergo. Chiaramente, trovo molto più aggressive e molto più volgari altre espressioni che ne ho consenso. Bene, bene. Posso pure chiedere scusa. Sì, vabbè. Non la ripeterei, mi veniva più facile a scriverla, forse a dirla non ci sarei riuscito.
Infatti, paradossalmente, appunto, è quello, no? L'ha scritta e non l'ha detta. A scriverla mi è venuta, a dirla forse non sarei mai riuscito. Ok. Alfonso Sabella, in bocca al lupo e buon lavoro. Noi andiamo online tra poco. Grazie e buona giornata. Grazie, grazie. Grazie ad Alfonso Sabella.